Numerosissimi giovani che al Palazzo dei Congressi hanno assistito al convegno su lo straniero nel diritto penale del lavoro e dell'impresa. Il convegno ha visto la partecipazione di filosofi e giuristi che hanno analizzato la figura ambivalente dello straniero, percepito a volte come minaccia, a volte come risorsa. Ben 10 anni fa organizzai un seminario il cui titolo era Lo straniero, autore e vittima di reati, quindi proprio in questa chiave duplice. Qualche mese fa, meno di un anno fa, Umberto Curi ha scritto un libro, Straniero, nel quale sottolinea proprio il carattere ambivalente di questa figura, e mi è sembrato opportuno allora riprendere questo discorso e dare l'opportunità a discipline diverse di affrontare questo tema, mettendo in evidenza proprio la natura costitutivamente ambivalente di questa figura enigmatica dello straniero. Professor Curi, lo straniero perché ci fa così paura? Ma perché è una delle figure più significative dell'alterità, cioè di ciò che è altro, diverso, lontano da noi, ed è inevitabile che ciò che noi percepiamo come un limite, un confine della nostra identità, sia anche vissuto come una potenziale minaccia, come qualcosa che per l'appunto insidia la nostra specifica individualità. Credo che tuttavia, proprio partendo dal riconoscimento di questo potenziale minaccioso che è contenuto nello straniero, si possa anche riconoscere la valenza fondamentale che ha il rapporto con l'altro, nel senso che l'altro è anche colui che ci dona qualcosa che ci appartiene e che caratterizza in maniera specifica la nostra identità. Insomma, dovremmo ricordare che non vi è nulla che si possa produrre di nuovo se non nella relazione feconda che si intrattiene tra identità e alterità. I reati transnazionali, di che cosa stiamo parlando? Sì, parleremo quindi dei reati transnazionali, cioè di una particolare categoria o tipo di reati introdotti nell'ordinamento italiano con una legge del 2006 di ratifica di una convenzione dell'ONU in materia proprio di lotta al crimine organizzato transnazionale. E i riflessi che il crimine organizzato transnazionale ha sulla responsabilità delle società e degli enti qui in Italia. Questo in sostanza è l'argomento, il tema della mia relazione.